We shall overcome someday. Oh, deep in my heart, we shall overcome. We shall overcome. We shall. Don Giulio Mignani ha gli occhi visibilmente commossi e la voce tremante per l'emozione nel vedere così tanti fedeli, amici e sostenitori provenienti anche dall'estero, che stamattina a Bonassola si sono riuniti per salutarlo. Don Giulio, parroco del piccolo borgo ligure, è stato sospeso a Divinis dopo una lunga serie di richiami verbali e scritti da parte del vescovo che gli imponevano di astenersi dal fare dichiarazioni in favore dell'eutanasia, della benedizione delle coppie omosessuali e dell'aborto. Ma la comunità non ci sta a questa decisione. Ti riporto due messaggi giusto di questi giorni qua, uno proprio di poco fa, e si parla comunque di persone omosessuali. Una persona mi ha detto: io devo per forza andare dal vescovo, dice, perché al di là della cosa che riguarda la tua persona, questo provvedimento non riguarda solamente te. Cioè, sospendendo te, il vescovo sta dicendo a me, omosessuale, che ho un compagno che nella chiesa non mi vuole. E lo stesso a altri che mi hanno scritto questa frase qua, che è forte, nel senso di dire: la tua sospensione non è solamente qualcosa di negativo per te, è uno schiaffo che sta dando anche a noi. Quindi ecco, è qualcosa che, cioè, fosse solamente una questione personale, ok, ma c'è dentro veramente uno schiaffo che si sta dando a tante persone che non lo meritano, che ne prendono purtroppo già troppi dalla vita. Insomma, quello del vescovo è un provvedimento che non piace a tanti, ma Don Giulio invita a non prendersela con il suo superiore e di soffermarsi invece a riflettere sulle norme della Chiesa che, a detta del parroco sospeso, andrebbero modificate al più presto. Spero che possa far percepire al vescovo, insomma, che in tanti, ecco, vorrebbero che non fosse stato preso, ecco. Però, ecco, dubito che il vescovo nella carica che ha, ecco, possa tornare indietro, perché nel suo ruolo, ecco, lui ha fatto la sua parte, ha fatto il suo dovere, non ha fatto niente di per sé, che ha fatto quello che lui da vescovo doveva fare. Perché secondo me la questione è che le norme che ci sono dietro, forse andrebbero, lui semplicemente le ha applicate, forse le norme che ci sono dietro andrebbero cambiate. We shall